Oggi ad LS rendiamo omaggio ad una delle figure più importanti della storia mondiale del Novecento. Il 18 luglio del 1918, quindi 100 anni fa, nasceva appunto l'uomo che avrebbe cambiato le sorti del Sudafrica, inciso nelle battaglie civili in ogni angolo del globo. Parliamo ovviamente di Nelson Mandela, nato appunto 100 anni fa in un piccolo villaggio nel sud-est del paese e fu il primo presidente a essere eletto con suffragio universale, il primo non bianco a ricoprire questa carica. Attivista per i diritti civili, anche premio Nobel per la pace, avvocato, ha scontato quasi 27 anni in carcere proprio per la sua opera di pieno riconoscimento dei diritti civili. Un rivoluzionario, un uomo anche di governo e di riconciliazione e pacificazione, fu a lungo uno dei leader del movimento anti-apartheid ed ebbe appunto un ruolo determinante anche nella caduta del regime. Viviamo in tempi molto strani e incerti. Per capire come siamo arrivati qui, dobbiamo capire cosa è successo 100 anni fa. Così è esordito ieri Barack Obama a Johannesburg, parlando davanti a 15.000 persone, ha reso proprio omaggio appunto a Nelson Mandela. E oggi sarà un po' un omaggio in tutto il mondo. E quindi nel nostro piccolo vogliamo farlo anche noi con diversi ospiti. La prima è già in collegamento con noi, è Raffaella Chiodo Karpinski della WISP, da più di 30 anni opera per ONG e istituzioni italiane e internazionali proprio nella cooperazione internazionale, occupandosi in particolare appunto dell'Africa australe e del Medio Oriente. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Stefano. Allora, lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione, è più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni. Questo è un passaggio che Nelson Mandela ha fatto nel 2000 in una manifestazione internazionale. Ecco, lo chiedo a te, ovviamente donna di sport, cosa c'è da aggiungere a questo? C'è da aggiungere che se è vero tutto questo, naturalmente lo condivido e lo condividiamo come associazione che si occupa dei diritti, dei diritti proprio in generale, quindi non solamente dei più specificamente discriminati dal punto di vista razziale. C'è un problema con il quale dobbiamo fare i conti, e cioè pensando ad esempio adesso ai recentissimi mondiali di Sì. calcio che si sono appena conclusi, da quei mondiali vengono fuori una serie di messaggi che sono estremamente importanti per oggi, per reinterpretare proprio quello che diceva Nelson Mandela, che ha testimoniato con tutta la sua vita, soprattutto anche nelle questioni relative allo sport, ma non solo, e cioè che il mondo, il pianeta Terra, diciamo nel suo insieme, con i suoi popoli che sono sempre migrati da una parte all'altra dei continenti, del pianeta Terra stesso, è un processo che è impensabile fermare. È un processo naturale che si è sempre svolto. Noi non possiamo concentrarci solamente sui pochi decenni o addirittura anni, no? Recenti, Certo. parlando di invasioni, di cose assurde come accade in questo periodo, no? Spesso sentire. Adesso siamo di fronte a un processo che i mondiali stessi rappresentano. La Francia, che è una squadra totalmente multietnica che abbiamo visto tutti quanti, ma anche pensando semplicemente alla Croazia, si trattava di una squadra dove era fortissima la presenza di persone che hanno vissuto lo status di rifugiati, di profughi, di persone in fuga dalla guerra. Basta pensare a Modric, ma non solo lui. Queste cose ci dicono la realtà della società, del mondo, della vita di tutti i giorni, e cioè ci dicono che l'essenza fondamentale del messaggio di Mandela era la solidarietà, la comprensione, la riconciliazione, come strumenti, anzi, per riuscire ad andare avanti, cioè a progredire. Questo che vuol dire? Vuol dire che oggi, se vogliamo reinterpretare il messaggio di Mandela, sicuramente
si tratta di pensare alle cose concrete di questi giorni. Ci sono state persone, lo sappiamo, lo leggiamo in tutti i giornali, almeno quelli che sono più attenti, c'è stato chi ha criticato la Germania per avere perso la partita e anzi essere uscito dai mondiali perché è troppo multietnica. L'altra volta quando hanno vinto il mondiale invece era grazie al fatto che erano multietnica, ma naturalmente c'era chi invece non gradiva questa cosa. Ma questa è la realtà della storia di questo pianeta, cioè ci muoveremo sempre. Certo. Il primo essere umano arrivato, nato di cui abbiamo traccia, è una donna e si chiama Lucy e veniva dall'Etiopia. Siamo tutti suoi figli, quindi io mi sento di dire che oggi lottare contro il razzismo, contro tutte le forme di discriminazione vuol dire pensare a tutto questo, cioè al fatto che la realtà della vita e delle persone è fatta di un moto continuo e perpetuo che sarà così per sempre e non è una disgrazia, è una fortuna. È una grande fortuna e quindi insomma il messaggio di Mandela insomma oggi è assolutamente più vivo che mai, lui che appunto si è battuto per i diritti civili, è riuscito a conquistarli in un paese in cui non c'erano e oggi, come dicevi giustamente tu, non so, possiamo dire che oggi una forma anche di apartheid sembra essere invece esserci nel mondo, anche in una gran parte d'Europa, no? Dove muri, fili spinati e porti chiusi stanno provocando tutti questi morti nel Mediterraneo. Certo, io penso anche, diciamo, la cosa che mi preoccupa di più, lo devo dire sinceramente in questi giorni, è proprio qualcosa che mi sta turbando come persona, come persona che ha cominciato la sua attività di persona impegnata per i diritti umani, raccogliendo le firme per la liberazione di Mandela, è sconvolgente. Pensare che ci sia ancora qualcuno oggi che crede che il caso specifico dell'ultima donna di cui abbiamo notizia, di questa donna Josephine ripescata, salvata, l'unica sopravvissuta, che ci sia ancora qualcuno che pensi che queste siano montature, che queste siano cose irreali. Mi sconvolge il fatto che ci sia qualcuno che anche di persone che negli anni sono state anche impegnate nei movimenti di solidarietà e che oggi però si sentono, diciamo così, non richiamati al proprio senso proprio di umanità, no? Questa cosa di questi giorni è uno dei tanti episodi. Io penso anche al fatto che qualcuno, e parliamo anche di livello governativo, ha parlato di asili chiusi ai migranti, cioè stiamo parlando di cose che sono esattamente le stesse che sono state la base dell'apartheid in Sudafrica, esattamente le stesse, si è cominciato attraverso una serie di passi e poi si è arrivati a un intero, diciamo, sistema, no? Di questo devo dire che sento proprio l'obbligo, lo devo fare per forza, devo parlare di una persona che per me è traccia della storia tra Mandela e la situazione di oggi, cioè Jerry Maslow. Sì, Jerry Maslow lo sapete, no? Però bracciante, magari sì. Non tutti. Certo. Ecco, Jerry Maslow ormai 29 anni fa veniva ucciso a Villa Literno, era un rifugiato sudafricano, rifugiato ai tempi dell'apartheid perché era ancora l'89, è stato ucciso da un paio di balordi che gli hanno rubato le poche lire che aveva in tasca, quindi è un lavoratore che raccoglieva pomodori per riuscire a vivere. Beh, lui in una intervista incredibile fatta a lui da Massimo Ghirelli che curava una trasmissione in Rai era stato casualmente intervistato poco tempo prima. E lui diceva: guardate che qui in Italia avete dei semi di razzismo molto preoccupanti, attenzione a non fare la fine del Sudafrica. Io sono sconvolta che 29 anni dopo mi ritrovo in Italia con una situazione come quella che abbiamo di fronte e non trovo il moto di solidarietà, di aiuto, di umanità che c'era 29 anni fa, perché 29 anni fa, ucciso Jerry Maslow, ci fu una grandissima manifestazione contro il razzismo. Oggi non ho trovato niente di tutto questo. Vedo tante persone come me, sconvolte, annichilite, che non riescono nemmeno a reagire quasi a questa situazione. È vero. E io...
Ed è questo il problema anche fatto magari dall'assuefazione o anche insomma dall'impotenza, perché sta accadendo davvero qualcosa, come dicevi tu, che purtroppo la storia non ci ha insegnato, e questo No, infatti. è davvero molto pericoloso. Io ti ringrazio molto, ringrazio te ovviamente anche per Grazie a questo te, Stefano. ricordo, e ci sentiamo prossimamente. Grazie davvero a Raffaella Chiodo Carpischi, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.